Gentili telespettatori, buona giornata. L'ex magistrato Luca Palamara, che è stato anche presidente della ANM, acronimo che indica Associazione Nazionale Magistrati, e consigliere dell'organo supremo della magistratura, che è il CSM, acronimo di Consiglio Superiore della Magistratura, parla di un sistema della magistratura. Quindi, nel bene o nel male, è l'uomo del momento, si parla solo di lui, ma attenzione, si parla di lui su tutti i giornali, ma dello scandalo Palamara Salvini non se ne parla quasi da nessuna parte, se non alcuni giornali, alcuni quotidiani e poche trasmissioni televisive. C'è una sorta di tacito accordo di non parlare del caso Palamara Salvini, perché ovviamente questo porta un vantaggio enorme a Matteo Salvini, perché Luca Palamara nelle chat lo definisce una M, un pezzo di M. E poi gli altri magistrati nelle sue chat, perché sono state ci sono 60, attenzione, 60.000 pagine di intercettazioni, no, veramente 60.000 pagine di intercettazioni. Questo è per farvi capire che questo personaggio era comunque molto, molto chiamato, ricercato, perché lui stesso dice: io ero un tramite, un mediatore tra le correnti, un mediatore tra le correnti. Quindi, mentre in queste chat, perché lui è indagato per corruzione, non è stato indagato perché c'era qualche sospetto che parlasse male di Salvini, lui è indagato per corruzione. E in queste indagini salta fuori appunto che Salvini è un pezzo di M, che gli altri magistrati gli dicono: Salvini sta facendo bene il suo lavoro. Noi siamo indifendibili, indifendibili, lo dicono due volte nelle chat. Ma quale sequestro di persona? Parliamoci chiaro. Sta facendo bene il suo lavoro di ministro dell'interno. Ci fossero politici come lui, diceva anche questo Palamara, gli altri sono delle nullità. Adesso non diceva proprio nullità, ma diceva un termine simile. Però, diceva Palamara, un altro magistrato: hai ragione, sta facendo bene, è un bravo politico, sta facendo il suo lavoro, noi siamo indifendibili sul sequestro di persona, però hai ragione, ma dobbiamo attaccarlo. Dobbiamo attaccarlo. Attaccarlo come? Con la magistratura. E come si attacca una persona con la magistratura? Cercando tramite i processi di metterlo in carcere e farlo fuori politicamente. Un qualcosa di abominevole, qualcosa di veramente che solo io a raccontarvelo mi vengono i brividi dallo squallore, dalla bassezza di un comportamento orchestrato non solo da lui, ma da molti. Adesso le 60.000 pagine di intercettazioni dal 2017 a oggi, immaginate questo qui tutto il giorno a mandare messaggi, favori di qui, favori di là, nomine di qui, metti quello lì, metti quello là. Quindi immaginatevi anni tutto il giorno a scrivere a Tizio, Caio e Sempronio sulle cose più disparate. Poi attenzione, scrivevano a patronaggio lui ed altri: dai, Luigi, siamo tutti con te, perché stava indagando Salvini, eh? Dai, sì, forte, siamo tutti con te. Capite che qui c'è un tifo da stadio per mettere Salvini in carcere. Quindi capite che questa rete di Palamara aveva molte persone in questo gruppo di magistrati che cercano di risolvere i problemi elettorali della sinistra, che non ha appeal sull'elettorato perché il centrodestra ha la maggioranza dei voti, non riuscendoci però la sinistra, c'è una parte della magistratura che da sola ci pensano loro ad attaccare prima Berlusconi per 26 anni, adesso Matteo Salvini, dopo chissà, chi c'è dopo? Salvini, Berlusconi, Salvini, dopo c'è Meloni. Quindi capite che è abbastanza inquietante, ma lui
Lui, invitato da Giletti, nella trasmissione Non è l'arena, lui sa perfettamente che Giletti è un giornalista di area centrodestra, non è di quelli, la maggior parte di area centrosinistra. Ma lui va lì perché vuole che un giornalista gli dia contro, perché lui deve giustificarsi, deve raccontare la sua verità. E ne dice di cose, adesso le vedremo in questo primo video, ce ne saranno anche altri. Intanto diventa un protagonista da talk show, da talk show. Naturalmente tutti questi personaggi di questo tipo fanno notizia, ma quella cosa incredibile che ho letto, che la gente, visto che c'è una sorta di complicità di una certa stampa, che ha omesso volutamente di parlare del caso Palamara Salvini, ma ha parlato del caso Palamara intercettazioni, parlando in maniera generica di intercettazioni, senza mai nominare Salvini, senza mai dire che erano d'accordo per processarlo, senza mai dire questo. Parlavano vagamente, il CSM Mattarella sta rispondendo per il caso Palamara intercettazioni. Dicevo, ma cos'è sto caso Palamara intercettazioni? Ecco, ma quindi una certa stampa e un certo tipo di giornalisti televisivi, giornalisti politici hanno assolutamente omertosamente evitato, così col paraocchi, di non vedere, di non voler vedere, perché come quello è un vantaggio elettorale per Matteo Salvini gigantesco, come c'è la conferma che i magistrati dicono Salvini sull'immigrazione sta facendo un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro, sta facendo il suo lavoro di fermare gli invasori. Parlano di invasori perché probabilmente, io non ne sono sicuro, ma deve essere un termine giuridico per indicare le persone che cercano di entrare illegalmente in Italia, si chiameranno invasori. Quindi una magistratura che a prescindere attacca Salvini, ma lo ammira. E questo fa ancora più paura. Ti ammirano, ma ti vogliono in galera. Questo fa venire i brividi anche a raccontarlo. E visto che nei giornali, nei telegiornali, io l'ho visto, stavo guardando Rai News 24, sapete che lì c'è il telegiornale 24 ore, no? Rai News 24 nasce nel 1999, costantemente parlano, ci sono telegiornali tutto il tempo, ci sono anche dei bei servizi. E lì, nel momento clou, di quando si scopre di queste intercettazioni vengono rese pubbliche dalla verità, Rai News 24 dice, mi ricordo perfettamente, bene, nel CSM c'è un problema, forse ci sarà uno scioglimento, l'ANM è in subbuglio per le intercettazioni sul caso Palamara. Punto, e hanno cambiato notizie, ci sono nei campi tulipani. Questo è tutto quello che ha detto. Non c'è stato neanche un approfondimento. Quattro parole in croce per un fatto gravissimo. Ma vi dicevo, visto che gli italiani non hanno potuto, perché la maggioranza degli italiani di centrodestra è un fatto così grave, gli italiani volevano capire che cosa era successo, dove hanno trovato, secondo voi, qualcuno che gli raccontasse che cosa era successo? Proprio in internet. Le piattaforme internet, in special modo YouTube, ha fatto il pieno di visualizzazioni di video che parlavano di Palamara Salvini. Io vi posso dare un'esperienza del mio canale che in questi giorni ha avuto un incremento di 3 volte delle visualizzazioni. Sono arrivato alla soglia di 400.000 visite nelle ultime 48 ore. 400.000 visite. Sono contento di aver potuto contribuire a rendere noto quello che è successo, perché giornaloni accreditati, telegiornaloni, giornalistoni, quelli proprio, quelli, no? I paperoni del giornalismo, zero.
tranne qualcuno come Giletti e come pochi altri conduttori, giornalisti conduttori di televisione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.